L'ex tronista di Uomini e Donne, una volta uscito dalla casa, potrebbe dover pagare una penale. Andrea, infatti, avrebbe fatto dichiarazioni offensive nei confronti di una precisa marca alimentare sponsor al Grande Fratello. Damante, nelle ultime ore, avrebbe lamentato forti dolori addominali. Così, non trovando un sollievo in nessun modo, si è fatto un po' prendere dal panico e ha accusato un prodotto alimentare che si trova nella casa del Grande Fratello Pippo. Secondo Andrea, quindi, il suo mal di pancia sarebbe dovuto a questo cibo di una marca ben precisa, che non fa, sempre secondo lui, per niente bene. Secondo la rivista, diretta da Alfonso Signorini, l'azienda produttrice, accusata da Damante, se l'è presa parecchio, a tal punto da decidere di prendere dei provvedimenti proprio contro Andrea Damante, chiedendogli un risarcimento. Ma non è tutto. Stando sempre a queste indiscrezioni, lo sponsor, sentendosi offeso dal comportamento del concorrente del programma, avrebbe deciso di rompere il contratto con il Grande Fratello. La posizione di Andrea Damante, quindi, si fa piuttosto critica e per sapere qualcosa in più sulla questione bisognerà aspettare lunedì o forse la fine del programma. Per restare aggiornato sul gossip iscriviti al nostro canale YouTube e seguici sulla nostra pagina Facebook.